Basta così, ben fatto. Bene, i ragazzi hanno preparato la zona del numero. Andate a decorarla immediatamente. È ora di ambientarsi. Sì, signore. E andate a chiamare quella gente che vuole un circo. Questa Alex gente. Gloria, tocca a voi portare il pubblico. Recatevi nei posti segnati e fate tutto ciò che serve per farvi seguire dagli spettatori. Sì, signore. Vediamo cosa dobbiamo fare per attirare la gente al circo, allora. Ah, sempre la solita decorazione. Niente più, niente meno, eh. Va bene. Ma... come... chi hanno squartato per far diventare tutto rosso? O meglio, è tutto arcobalenato? Sono abbastanza sicuro che quella non sia una cosa voluta, guarda! Sono abbastanza sicuro di ciò. Decoriamo allora la zona... scusami. Ah, ok! Ah, ma guarda, se faccio così posso anche cambiare tipo di palloncini, va bene. Non lo sapevo. Ah, se continuo a smesciare cambia anche... oh, carino, non lo sapevo. Cambia il tipo di decorazione. Non che la cosa importi, per carità, però... te, butto su tutto, come sempre. Le parti alte sono quelle che devono essere più decorate, ovviamente, delle altre. Tac, te, tac. Ci rimangono solo due fuochi d'artificio e due... quelli che scoppiano. Quindi mettiamo uno e uno. Ci manca una sola decorazione di Alex e non so dove sia. Scusa un attimo. Ah, mi sembrava che ci fosse un cartello per Gloria in acqua. Eccola qua. No, Alex, questo. Tiè, uno e due. Ottimo. Passiamo la palla a Gloria e vediamo dov'è che deve decorare lei. Ma in realtà mi sa che Gloria non deve decorare nulla, eh. Cioè, nel senso, a meno che non sia in acqua le decorazioni, io non vedo nulla. Cioè, non vedo i cartelli per Gloria. Ci sono solo quelli di Alex in giro. A meno che forse... dall'altro lato. Lo sapevo, lo sapevo. Ma io ci passo da lì. Mi sa di no, eh. O sì. No, forse ci passo. Ok. Pensavo fosse una via chiusa. Scusami, Gloria, colpa mia. E allora inizia pure a decorare. Tacchete, tacchete, ta. Metti le decorazioni sopra le macchine. Così. Scusi, ho parcheggiato proprio lì dove hanno messo i fuochi d'artificio. Ah, bene. Continuiamo a decorare le parti alte. Ci rimangono fuori ancora uno di tutto più due fuochi d'artificio. Il punto è, dove li metto? Non ci sono più zone che può decorare Gloria. Oh beh, sai che ti dico? Chiudiamo qui ed andiamo avanti. Papà! Allora, vai tu. Iniziamo col numero della corda. Guardate l'ippopotamo che cammina sulla cordicella. Okay. Siamo nel cuore di Parigi e noi che cosa facciamo? Lavoriamo. Cosa volevi fare? Come si dice, Gloria? The show must go on. Esatto. Fai parte del settore dello spettacolo, devi lavorare. Bravo l'ippopotamo, bravo. Puffete. Allora, aspettiamo che torna. Uno. E due. Dov'è il martello? Eccolo lì. E tarae. Scusate-moi, sono caduto. Oh, il martello. Attenzione. Bravo. L'ho sentito da lontano un francese gridarlo. Ed eccomi qua. Sono arrivato. Allora, adesso tocca a te. Oui, muy favolous. Guardate il leone salterino. Puffete. Sti fuochi d'artificio però. Non ho idea di dove devo andare. Io sono sceso qua perché la piattaforma stava per cadere, ma dove dovevo andare? Sono abbastanza sicuro che io non dovessi arrivare qui. Anzi, no beh, va bene uguale. Ho raggiunto, forse sì. In realtà ti dirò che forse era anche abbastanza scriptato che venissi qua, ma non ci giurerei. No, era il contrario. Lo sapevo. Lo sapevo, visto? Dovevo arrivare da qui a qui e poi proseguire. Ah,
Vabbè, ho tagliato un pezzo. Amen. Le bravo, il leon. Puffet. Sti fuochi d'artificio, però. E vai. Allora, 1, 2, 3, 4. Oh, attento. Lo sapevo. 1, 2 e via. Incredibile, no? Già, è incredibile che non sei caduto. Fai così. Si è teletrasportato. 1, 2, 3 e 4. No, dai. Ah, per fortuna. Guarda, non so con che culo sia andata. Ha toccato la piattaforma col muto qua e si è riuscito a teletrasportare. Bravo, Alex. Dovrebbe andare bene. Ok, ragazzi. Parigi, mon amour. Solo per Marty e Melman. Chi stiamo l'avrebbe mai detto? Questa trovata pubblicitaria presso quella torre che tutti fotografano. Giustamente. Comincerete a metà della torre. Fate una bella figura, in bocca al lupo. Contiamo tutti su di voi. Giustamente. Ma a metà della torre, nel senso che siamo già sopra la torre? Come ci siamo arrivati qua sopra? E quanto siamo in alto? Questo è uno di quei salti che se fai effettivamente ci crepi. Ma la mia domanda rimane, come siamo arrivati qui? No, e come avete fatto a costruire qua sopra senza che nessuno vi arrestasse per abuso edilizio? Seriamente. Va bene che siete animali e tutto il resto, però penso che la polizia francese, se vedesse qualcuno costruire roba di legno cadente sopra la Torre Eiffel, comunque una piccola occhiata gliela andrebbe a dare, no? Vabbè, dai, sto andando un po' troppo in fondo su questioni di filmatologia cartunesca. E forse non dovrei. Stavolta facciamo attenzione. Oh, oh, che culo. Mamma mia, meno male che sei andato sulla rotaia. Oh, e dai. Oh, meno male. Sentite questo suono di molla che fanno gli effetti di questo gioco? Sono gli stessi effetti che c'erano nel gioco di Carman che ho portato qualche mercoledì fa. Sei pronto per la tua trovata pubblicitaria? Certamente. Non sto nella pelle, cioè nella pelliccia. Sono pronto. Nella pelliccia? Scusami un attimo, Marty, tu dove devi andare? Esatto. Come? Cosa devo fare io? Ah, devo andare di qua, ok. Eccomi arrivato. Penso che per Marty il percorso sia finito. Sì, vabbè. Quanto è riuscito a controllare la velocità e la natura di volo. Eh no! Devo aspettare allora che questo scenda. Eccomi qua. Ed eccoci arrivati sulla Tour Eiffel. Se lavoriamo insieme possiamo farcela. Giustamente. E se anche i cosi di legno andassero a tempo riusciremmo a farcela, però, eh. Santo cielo. Di qua. Di qua. E dai. Mamma. Sono abbastanza sicuro, Marty, che se camminassi su quel pezzo di ferro sarei molto più al sicuro che saltare su piattaforme di legno che continuano a muoversi in modo scoordinato. Eccoci finalmente arrivati, che cacchio. È stato un percorso lungo e scoordinato. No, questo non lo so, sono un po' restio alla pubblicità. Ora sei nel circo, Melman! Devi cominciare ad amare quel riflettore. Giustamente. Se vuoi avere soldi e cibo, devi fare pubblicità, Melman. Devi venderti il culo alle corporazioni pubblicitarie. Oppure fai video su YouTube. Ma a te la scelta. Eccoci qua. Sai qual è la cosa bella di fare questa cosa a quest'età? Che quando sei a scuola e fai queste cose sicuramente qualcuno ti potrebbe rompere il cazzo, lo sapevo. Rompere le balle della serie, ma stai giocando a un gioco per bambini del 2012, oh no. Sai cos'è il problema? È che non hai il tempo materiale né di metterlo dritto né di evitare il colpo a volte. 1, 2
E dai, sempre scordinate ste cose. Aspettiamo che adesso quello torna indietro. Eccoci qua. Sono talmente scordinate ste piattaforme che veramente ti urtano anche la sensibilità, ma proprio mentale queste cose. Guarda. E di nuovo. Quanta legna siamo riusciti a prendere per fare tutti questi lavori? Madonna mia, tutti sti lavori. Seriamente, con 15 di legna io non credo che saremmo mai riusciti a fare tutta sta roba. Però vabbè, questo ci sta. Oh, comunque i pinguini, che lo si voglia dire, si sono impegnati a fare tutta sta costruzione. Probabilmente sono stati aiutati anche dalle scimmie, perché no, da questo lato. Sono stati aiutati sicuramente dalle scimmie, perché i pinguini arrampicarsi così in alto non ce li vedo. Le scimmie ancora ancora. Di qua, fai attenzione. No, non vedo, non vedo, c'è una bandiera davanti. Come dovrei fare? Come dovrevo fare a vedere dove stavo andando? Scusa un attimo. Ah, ecco, appunto, sto dicendo, non perdi l'equilibrio sulla telecamera da questo lato? Sembrava strano, effettivamente. Oh, ma guarda, una nuova giostra. Questa non c'era fino ad ora. Oh, finalmente sono arrivato in cima, Marty. Caspita! Su, forza! Sì! Zaragoza! Okay, all'ombra della torre. Ma dai, l'altra volta ho dato senza saperlo un nome simile.